Musica, musica, c'è musica. Musica. Non va la musica. Ma sta andando la musica. Perché non c'è? Oh. Nuovi orizzonti, vecchie certezze, una squadra che cerca di ripartire da una nuova categoria con vecchie ambizioni. È il nuovo Green Basket Palermo di coach Marco Verderosa della famiglia Mantia, che ha voluto partecipare a questo campionato di C-Gold, un nuovo campionato come detto, e siamo all'esordio di questa avventura, il primo atto di una pagina tutta da scrivere. Buonasera dal Palacus, da Lorenzo Anfuso, per questa prima giornata del campionato di Serie C-Gold tra i padroni di casa, eccezionalmente qui al Palacus, Green Basket Palermo, e gli ospiti, il Melfas Basket Gela. Siamo quasi addirittura d'arrivo per la palla, due minuti al via, possiamo già darvi i roster che scenderanno in campo quest'oggi per il Green Basket: col numero 0 Bruno, col numero 1 Maisano, col numero 2 Genuardi, il numero 9 Signorini, il numero 10 Moltrasi, il numero 12 Di Marco, che però oggi veste 69, numero 13 Buter Levicius, numero 14 Lombardo, numero 17 Audino, numero 27 Carola, numero 34 Vucenovic, come detto gruppo guidato da coach Marco Verderosa. Risponde Melfas Gela di coach Salvatore Bernardo con il numero 0 Kuzmanovic, il numero 4 Tinto, il numero 7 Milekic, il numero 8 Vancheri, il numero 9 Radovic, il numero 10 Moricca, il numero 15 Emanuele Caiola, il numero 23 Gaspare Caiola, il numero 30 Gazzini, il numero 41 Salvatore Longo. Come detto, un roster allenato da coach Salvatore Bernardo. Tutto pronto dunque per cominciare al Palacus, campo che come i più attenti di voi avranno sicuramente seguito in settimana, si è trovato necessario occupare questo oggi perché il Palamangano è ancora inagibile, un qualcosa che naturalmente insomma ha lasciato perplessi un po' tutti in casa Green, e c'è la situazione da affrontare, è quella appunto del Palacus, dove quest'oggi vedremo questa partita. Ringrazio innanzitutto Firruch TV con la regia di Carlo Valenti per questa diretta, e il nostro Puccirelli che vi fornisce le immagini di quest'oggi, tutti i movimenti di camera saranno i suoi. E come dicevamo, tutto pronto, squadre che stanno ricevendo gli ultimi dettagli dei rispettivi allenatori. Sarà un campionato molto interessante perché, lo ricordiamo, mette per la prima volta in palio, almeno negli ultimi anni,
in Serie C un posto diretto per la Serie B, il campionato di C-Gold è questo qua, un campionato che è stato diviso in due gironi, quello di cui vi parleremo durante tutta quest'anno, quello del Green Basket chiaramente è il girone azzurro. E primo match appunto contro il Mestas Gela. Siamo pronti anche con i quintetti. Per Gela vedo in campo il numero 41 Longo, il numero 4 Tinto, vecchia conoscenza tra l'altro di Palermo per aver militato nell'Eagles Basket qualche anno fa. Ci sono i due fratelli Caiola, Emanuele Gaspere, e c'è anche Marco Milekic, protagonista l'anno scorso in C-Silver, categoria da dove appunto viene Gela. Per il Green risponde il capitano Giuseppe Lombardo, il numero 27 Giuseppe Carone, il numero 10 Vittorio Moltrasio, il numero 69 Mattias Di Marco, è il russo, il numero 13 Simas Buterlevicius, nuovo acquisto del Green Basket. Tutto pronto per la palla 2. Ricordiamo anche i due arbitri di questa contesa sono il signor Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porta Empedocle. Tutto pronto per la prima palla 2 della stagione. Amici sportivi, tifosi del Green, salutiamo anche gli amici che ci seguono grazie a Facebook e a Firruge TV da Gela. E pronti a vivere un'altra stagione insieme. Speriamo soprattutto di divertirci, perché c'è davvero mancato tantissimo il basket, soprattutto col pubblico. Pronti per andare? Mancano davvero pochi secondi all'avvio del campionato. Gli applausi del pubblico Green. E si parte, primo possesso per il Green Basket in questa stagione con Mattias Di Marco, subito mano destra ad andare. Si va da Lombardo, palla sporcata da Milekic, rimessa dunque per il Green in zona offensiva. Abbiamo visto subito grande aggressività da parte di Gela. Vediamo come concluderà questo primo possesso offensivo il Green. Di Marco porta un blocco Caronna, Di Marco cerca spazio lato destro, poi prova ad andare stoppata subito di Milekic, Caronna palla vagante, può andare fuori da Moltrasio, mette i primi due punti del campionato Giuseppe Caronna. Backdoor, la palla per Daniele Tinto, no, per il numero 15, ossia Emanuele Caiola. Buona soluzione qua per l'esperto giocatore di Gela, primo fallo anche. Fischiato, se ho visto bene, a Peppe Caronna. Mette il primo Caiola. Vediamo come va con il secondo. 2-2 per lui. E allora nuovamente a parità, sarà una partita lunga da vivere insieme. Di Marco sbraccia Buterlevicius sotto le plance, si va da Caronna, ancora fuori per Di Marco, ha spazio per tirare, ci ripensa, va da Buterlevicius e blocco di Peppone Lombardo, e tripla di Simas Buterlevicius. Gran costruzione di squadra in questi primi tre punti, primo canestro di Simas Buterlevicius nella sua esperienza in biancoverde. Longo va dentro da Emanuele, da Gaspare Caiola, ancora Longo prova a ribadire sul tiro in precedenza di Buterlevicius, tiro lungo, non va, Di Marco chiede palla a Moltrasio dall'altra parte, invertito il lato, Moltrasio ancora finta, Moltrasio fino in fondo, va da Caronna, extra pass per Di Marco, extra pass per Lombardo, si alza da tre, lo mette ancora, seconda tripla consecutiva per il Green, e Peppone Lombardo a metterla, 8-2 il parziale, grande inizio al tiro del Green. Longo per Gaspare Caiola, dal fratello, tanto spazio da attaccare per Milekic, che è molto pericoloso dalla distanza, un giocatore che l'anno scorso ci ha anche abituato a questo genere di conclusioni, molto versatile. Buterlevicius se prova a uscire dai blocchi, si va dentro da Lombardo, alto basso per Caronna, gran soluzione, e due punti facili facili per Peppe Caronna, altri due, va a 4. Buona soluzione, si trovano bene in campo i giocatori di Coccio Verderosa. Milekic, davvero enorme Marco Milekic qui, Tinto con le finte, Tinto porta a casa un altro fallo, è quello di Vittorio Moltrasio. Un fallo per parte tra Moltrasio e Caronna, 0 ancora quelli di Gela. È il nuovo giro in lunetta,
proprio per gli ospiti con Daniele Tinto. Mette il primo. Sbaglia però il secondo. E allora torna in avanti il Green Basket con Buterlevich. Si è consegnato per Di Marco. Il movimento sotto canestro di Moltrasio. Si va dentro da Lombardo che prende posizione. Caron dalla media. Docile. Mano felpata per Peppino Caron che va a 6 punti in questo primo quarto. In realtà è nello spazio di appena 2 minuti e 30. Ancora Manuele Caio, l'impalleggio contro Buterlevich, spazi chiusi, sbraccia Caio, la va fuori da Milekic che entra fino in fondo, il fallo è prima di Caronna. Allora, il primo fallo di Giuseppe Caronna, quindi in precedenza ho riportato erroneamente il fischio, andremo a vedere probabilmente... Vista la marcatura è stato di Buterlevicius il fallo in precedenza. Fallo che non porta in questo caso da due tiri liberi. Allora Gela che ha ancora 10 secondi per concludere l'attacco. Milekic. Caiola. Finta di tiro fuori per il fratello ancora. Caiola step back. Caiola va corto però con una buona difesa di Di Marco. Che batte i tempi per i suoi. Lombardo non ci pensa su due volte. Dentro per Caronna. Gran passaggio. E Caronna porta a casa il fallo. Ottima soluzione da parte del capitano biancoverde. Che porta anche al primo fallo di Gela ad opera di Gaspare Caiola. Tutti avevano pensato al tiro, la conclusione da parte di Lombardo. Ottima soluzione, intelligente, quella di andare sotto dal suo compagno che adesso si presenta ai liberi. Mette il primo. Giuseppe Caronna portando a 13 il totale per il Green Basket. Due su due, pulitissimi i liberi di Giuseppe Caronna, 14-6, ottimo avvio, soprattutto offensivo da parte dei ragazzi di Coach Verderosa. Ancora Caiola, dentro da Tinto, strada chiusa, Tinto, sfortunato qui, buona però la copertura di canestro da parte di Di Marco, subito si erano fiondati in rimbalzo Caronna e Lombardo, qui Tinto spende il fallo. Tre a due, il computo dei falli, tre i falli chiaramente... fischiati al Green Basket, 2 a Gela. Ricordiamo che da 4 in poi viene esaurito il bonus e si va ai liberi. Di Marco, blocco di Caronna. Di Marco prova ad entrare, passaggio no look meraviglioso, Caronna col movimento, mamma mia, gran canestro ancora di Giuseppe Caronna che è già in doppia cifra, 10 dei 16 punti sono suoi. Tinto con gli effetti speciali risponde dall'altra parte ed è ora match vero, ritmi alti, difese che provano anche a leggere le situazioni, fallo in attacco fischiato a Lombardo che ha sbracciato proprio se non vado errato con Tinto. E time out chiamato da coach Bernardo. L'avevi tolta tu? a 8 il risultato dei primi 4 minuti tra
Green Basket. E Melfas gela. Grandissimo inizio offensivo del Green, che in 4 minuti è riuscito a mettere 16 punti a referto, soprattutto con un ottimo Giuseppe Caronna, già in doppia cifra dopo neanche 4 minuti. Caiola vuole andare fino in fondo, apre per Milekic che avrebbe lo spazio per tirare, invece vuole affrontare Caronna fino in fondo, poi il passaggio sporcato da Buterlevicius, Tinto con la finta, manda per aria Di Marco. Daniele Tinto, giocatore molto molto imprevedibile, come abbiamo anche scritto in sede di presentazione della gara sul sito greenbasket.net. E davvero può essere l'arma in più di questo Gela, anche per lui, anche per Gela, nuovo acquisto. Di Marco, Moltrasio dall'angolo, vuol mettere la tre, tap out di Lombardo ed è un extra possesso per il Green. Di Marco ancora fuori per Lombardo, c'è spazio ad attaccare Lombardo, altra tripla, seconda consecutiva, 6 punti per lui, 19-10. Prova a rispondere Caiola dall'altra parte, va a lungo, Buterlevicius al rimbalzo, Moltrasio fuori per Buterlevicius, si muove benissimo il Green, va però lungo, fallo in attacco fischiato a Caronna, che probabilmente ha preso posizione irregolarmente, ed è il secondo fallo per il lungo monrealese, costretto così al cambio. Ingresso per Nede Vucenovic, esordio per lui. Tegola questa per coach Verderosa, perché un Giuseppe Caronna così ha iniziato davvero benissimo con due falli e chiaramente è un problema da affrontare. Fallo anche che porta ai liberi, essendo il quinto di squadra. Milekic va corto nel primo, sempre 19-10 il parziale dopo quasi 5 minuti di partita. Il secondo lo mette Milekic, 4 punti per lui. Di Marco, movimento per Lombardo, chiede palla a Buterlevicius, lo ottiene, altro fischio arbitrale, stavolta contro la difesa, mi sento di dire, fischiato probabilmente a, sì, Emanuele Caiola. Esce Gaspare Caiola, lascia spazio al numero 30 Fabio Gazzillo. È rimessa a fondo campo per il Green. Lombardo non ci pensa su due volte, il tiro è da due, si appoggia a tabellone, non va. Rimbalzo ancora, grande lavoro di Moltrasio che recupera insieme a Di Marco. Due contro due adesso, Di Marco va dentro da Vucenovic che prende spazio molto bene su Milekic e va ad appoggiare altri due punti. Gran lavoro qui di Vittorio Moltrasio insieme a il russo Di Marco. Vucenovic aggressivo qui, commette fallo, abbassa il braccio, non era partito il tiro, intelligente qui Milekic a ritardare la conclusione portando poi al fallo di Vucenovic. Cambio, esce tra gli applausi Vittorio Moltrasio, ragazzo che qui è di casa, esordio anche per il numero 9 Green Basket, Jack Giacomo Signorini. Milekic mette il primo, porta così a 12 il conto dei suoi. Due su due per Milekic. Di Marco dentro per Signorini, primo possesso per lui. Signorini, strada chiusa, traffico tanto, si va da Lombardo dentro l'area, ancora Vucenovic, prova ad appoggiare a tabellone, lo fa benissimo Nede Vucenovic. L'anno scorso nel campionato di C-Silver
con la maglia della Josmary Messina. Buon campionato per lui. Caiola, la palla è ancora per Milekic, che adesso è francobollato da Lombardo. Mani in faccia, non c'è spazio, Milekic manda per aria un pallone che va corto. Buona difesa del capitano biancoverde, con Di Marco sempre ad orchestrare, palla per i suoi. Signorini va da tre, Giacomo Signorini, la specialità è il tiro da tre, qua va un po' lungo, rimbalzo da parte di Milekic che attacca subito i biancoverdi. Lombardo, sfondo non c'è, ci sono invece i due punti di Milekic. Interruzione, time out chiamato da coach Verderosa. 23-15 il parziale quando mancano 3 minuti e 33 alla fine del primo quarto. Campo dopo il time out di coach Verderosa, che ha ridisegnato anche un po' i suoi orfani di Peppino Caronna, gravato di falli, ne ha già due. 23-15, ottimo primo quarto offensivo per i padroni di casa quest'oggi, eccezionalmente del Palacus. Di Marco dentro, anche Moricca per Gela, adesso in marcatura su Di Marco, sporcata da parte di Caiola, fallo proprio del neo entrato Alessandro Moricca, scuola Agrigento. Quarto fallo per Gela, che esaurisce dunque il bonus. E adesso rimessa per Signorini. Si muove Di Marco, la palla è per lui. Vediamo come si sviluppa questa azione. Il blocco di Lombardo che poi chiede palla, però giocherà fermo. Si ritorna, credo, sulla rimessa di Signorini. Vediamo, probabilmente non c'era stato il check da parte dell'arbitro che adesso parla col tavolo, per cui si riparte da 3-19 con la rimessa. Di Marco prova a mettersi in proprio, va corto, prova anche rimbalzo Vucinovic che strappa, poi però tocca la palla, sì, tocca anche, pesta la linea, va fuori dal campo, per cui rimessa per Gela. Vucenovic, giocatore molto generoso in queste situazioni, a volte tendendo anche a, per la troppa generosità, forse commettere falli, deve stare attento. In campo anche Kuzmanovic per Gela, qui Caiola appoggia in reverse su Buterlevicius e altri due punti. 23-17, si avvicina Gela. Di Marco, Signorini, finta, vuole andare sul fondo, vediamo, il fallo è in precedenza e andrà a tirare Jack Signorini. Il fallo è di Kuzmanovic. Esaurito il bonus per Gela, quindi si va a tirare. 23-17. Rientra in campo Daniele Tinto al posto proprio di Emanuele Caiola. Va corto il primo di Signorini. Mette il secondo. Con il green che adesso allunga la difesa facendo pressione a tutto campo. Moltresi prova a disturbare Moricca, senza fallo. Gela esce dalla pressione con Gazzillo,
Adesso si risistema il green, ma lascia a Kuzmanovic l'angolo, prova da tre, non lo mette, rimbalza ancora ed extra possesso per Gazzino, poi strappa la merenda Lombardo ed è recupero da parte del green. Moltrase, siamo già dall'altra parte, signorini, finito di andare, sposta il palazzetto, poi il fallo da parte ancora di Kuzmanovic, secondo per lui consecutivo. E altro giro in lunetta per Jack Signorini. Pronto il cambio naturalmente per coach Bernardo, esce Kuzmanovic, entra col numero 9 Petar Radovic, coach di Gela rincuore il suo giocatore che anche qui in situazione difensiva ha provato a stoppare, a cancellare l'ottimo tentativo in penetrazione di Jack Signorini che va ancora corto. Vediamo se come in precedenza riesce ad aggiustare la parabola di tiro nel secondo. Va ancora corto, Vucinovic combatte a rimbalzo 0 su 2 in questo caso per Signorini. Gaspare Caiola va da Moricca, mano mancina, non ha compagni da servire, quindi torna da Tinto, siamo lontani da canestro, ancora Tinto in palleggio fra le gambe, Tinto va da Moricca, Moltrasio prova a difendere su Caiola, vuol far tutto da solo, poi Moricca, Gazzillo rimbalzo, prende spazio, lotta ma sbaglia, è sfortunato, va per terra Gazzillo e Di Marco può ripartire con Moricca che gli si affianca. Lombardo prova a prendere posizione dentro l'area ma è difficile trovarla. Moltrasio, tanto spazio, va a lungo, però la palla tocca anche la parte alta del tabellone, l'ultimo tocco è di Vucinovic e quindi rimessa per Gela, squadre che hanno sporcato le loro medie al tiro. Si resta sul 24-17 quando mancano 1 minuto e 33 secondi alla fine di questo intenso primo quarto. Moricca in palleggio, si muove Gazzillo, si fa vedere anche Gaspare Caiola, la palla va a lui, sporcata la Di Marco che è davvero ovunque. Ancora Caiola, Vucinovic ruba la palla, però finisce tra le mani di Tinto che non si fa pregare, va da tre, poi fallo fischiato, vediamo a chi, a terra c'è Radovic che lamenta un colpo alla schiena. Il fallo dovrebbe essere di Moricca, attenzione perché è caduto male è proprio Petar Radovic. Secondo fallo anche per Alessandro Moricca, però intanto stiamo cercando di capire le condizioni del numero 9 di Gela. Subito in campo il medico del Green Basket, si rialza fortunatamente Radovic. Una botta al fianco, applausi sportivissimi da parte del pubblico green per il ragazzo che adesso comunque mi sembra abbia recuperato. Cambio, esce Mattias Di Marco, entra e fa il suo esordio in maglia bianco-verde Jacopo Bruno col numero 0. Dovrebbero essere due liberi per Lombardo. 1 minuto e 15. ...24-17... dentro il primo. Due su due per il capitano bianco-verde, 26-17, palla lunga per Tinto contro Moltrasio, Tinto prova a trovare un compagno, sporcata, gran difesa qui del green che esce, palla in mano con Bruno, l'assist per Signorini, va ancora corto, si deve sbloccare il numero 9 di casa, grande assist per Tinto, Caiola, gran canestro da parte di Emanuele Caiola che porta a 6 il suo bottino personale, portando invece a 19 quello complessivo di squadra. Mancano 45 secondi alla fine di questo primo quarto. Bruno cerca il movimento di Moltrasio, si va da Vucinovic, adesso da Moltrasio si
isolamento per il numero 10 che va con uno step back, Vittorio Moltrasio va a corto, Vucenovic ruba e porta a casa un fallo, bravissimo Nede Vucenovic a strappare proprio il possesso, il rimbalzo a Salvatore Longo e a guadagnare questi due liberi. 29 secondi al termine del primo quarto, intanto cambio per Lombardo, entra Buter Levicius. Tempo dunque alla ripresa del gioco per almeno due possessi. Vediamo Vucenovic dalla lunetta. Sbaglia il primo, sono tanti gli errori adesso ai liberi per il Green, un fattore che chiaramente a lungo andare può diventare importante in negativo. Mette il secondo Vucenovic, 5 punti per lui. Longo cerca il passaggio a un compagno, lo trova in Emanuele Caiola, si va ancora da Longo, Gasper Caiola contro Buterlevicius, il passaggio, Signorini col fallo e altro fischio contro i biancoverdi, qua ha trattenuto Signorini. Adesso sostituito da Coach Verde Rosa, rientra Mattias Nicolas Di Marco, doppio play in campo per il Green con Caiola dalla lunetta, mette il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Vucenovic, mancano 10 secondi alla fine di questo primo quarto, palla in mano di Marco, ancora il palleggio a Mancina, esce fuori, colpo tra Caiola e Vucenovic, Di Marco perde palla, mancano un secondo, Tinto deve tirare da tre, stoppata col fallo e saranno tre tiri liberi per Gela e qui accade quello che probabilmente Coach Verderosa non avrebbe voluto. Adesso se la prende Coach Verderosa un po' con l'arbitro per il fischio, un po' col suo giocatore, perché il tiro di Tinto era chiaramente in una situazione non perfetta, non in grande equilibrio, e questi sono tre liberi regalati a Daniele Tinto. A cronometro fermo, dopo di ciò si chiuderà il primo quarto. Il primo entra. Mette il secondo con l'aiuto di qualcuno in alto, porta a 7 così la sua marcatura, vediamo anche l'ultimo, 3 su 3, precisissimo Daniele Tinto, e si chiude quindi qua il primo quarto 27-23. Di nuovo qui per il secondo quarto, 27-23 dei primi 10 minuti, partita gradevole sotto l'aspetto chiaramente dei punti, delle realizzazioni, meno delle difese che sono ancora da registrare, ma d'altronde è la prima di campionato. Gela in possesso con Longo in questo inizio di secondo quarto, lo scambio con Milekic, Longo contro Bruno, ancora Longo fa spallate con il numero 0 Green, poi manda per aria un pallone, chiedeva anche un fallo il giocatore di Gela. Bruno dentro di nuovo Caronna, che è stato un fattore assolutamente nel primo quarto, poi ha dovuto guadagnare la panchina per falli, due per lui. Moltrasio, gran pollo per Buterlevicius, buona trama offensiva quella disegnata da Vittorio Moltrasio per il canestro in appoggio di Simas Buterlevicius. Emanuele Caiola, sempre contro Buterlevicius, Milekic, c'è tanto, troppo spazio, qui sbaglia ma è sfortunato, bisogna sicuramente chiudere un po' più in close out questa situazione qui. Signorini finta di andare, poi va dentro da Caronne, in palleggio, potrebbe andare in angolo ma vuol far tutto da solo e lo fa bene fino a questo momento, anzi benissimo, 12 punti per lui, 31-23.
Gaspare Caiola consegna al fratello, Milekic ci riprova da tre, tanto spazio, ma così la mette sempre. Infatti si parla Caronna con il proprio coach. Situazione da registrare, Marco Milekic va in doppia cifra, 11 punti con questa tripla. Bruno, passaggio schiacciato per Signorini, fallo di Daniele Tinto, che adesso alza il braccio ma vuole parlarci anche un po' su. Fallo tra l'altro numero 2 per lui. Anche lui è costretto a uscire. Rientra in campo Radovic. 31-26. Si va da Bruno. Fischio a palla lontana, il fallo, vediamo di chi? 23, Gaspare Caiola, fallo numero 2 per lui. Signorini per Butarlevicius, sempre contro Gaspare Caiola, perde contatto con il parquet del Palacus e poi trova Signorini in angolo, finta di andare forse con un tocco, grande assist per Giuseppe Caronna. Altro fischio contro Gaspare Caiola, attenzione perché il fallo numero 3 per lui, va subito in panchina. Entra Gazzillo al suo posto, adesso problemi serissimi di falli per Gaspare Caiola. Ottimo consegnato di Giacomo Signorini per Giuseppe Caronna che si ripresenta dalla lunetta. Corto ed esterno. A memoria sono almeno 6 gli errori sin qui alla lunetta per il Green Basket complessivi. Corto anche il secondo, rimbalzo da parte di Longo insieme a Milekic. Signorini, il fallo è suo? Probabilmente voleva... L'arbitro ha dato 10 come segnalazione, quindi Moltrasio sarebbe. Per cui il fallo dovrebbe essere il suo. Secondo fallo per Vittorio Moltrasio, Milekic contro Caronna, Milekic fino in fondo. Buona difesa competente di Caronna, si va dall'altra parte, già spinge il contropiede il Green, rientra Milekic, Moltrasio da tre, sfortunato qui, rimbalza, Signorini tocca, toccano tutti, ma la palla finisce tra le mani di Caiola, fino in fondo Emanuele Caiola con l'Eurostep, fallo, fischiato a Butarlevicius. Ritmi alti portano chiaramente a situazioni in cui non ci si sistema bene in difesa e quindi i falli. E questa è una costante di questo match. Pronti due cambi per il Green. Intanto segniamo il fallo numero 2 per Butarlevicius. Fuori Bruno, fuori Signorini, dentro Di Marco e Lombardo. Milekic si spiega con uno dei due arbitri e se il Green concede qualcosa in termini di liberi sbagliati, Caiola davvero è precisissimo qui, 2 su 2 per lui. Di Marco muove per la squadra di casa, Lombardo si va da Moltrasio, riconsegnato per Lombardo, spalla canestro, va un po' a chiudersi ma lo fa molto bene anche perché costringe l'avversario al fallo, dovrebbe trattarsi di Longo, è così. Salvatore Longo, due falli anche per lui, adesso è esaurito il bonus per Gela, in questo secondo quarto esaurito con neanche 2 minuti e 30 secondi giocati. Questo è una grande mano d'aiuto per il Green che, come in questo caso, deve sicuramente sfruttarlo. Lombardo mette il primo.
2-2, doppia cifra anche per Giuseppe Lombardo. 33-28, palla lunga per Caiola che per un attimo perde contatto con il pallone. Longo da tre lo mette, risposta da parte di Salvatore Longo che mette a referto i primi punti della sua gara. Bomba. 33-31, si avvicina pericolosamente Gela. Palla per Moltrasio, semi in angolo, si vede Caronna sporcato da Milekic che voleva la rimessa per se stesso. E time out chiamato da Coscio Bernardo. 33-31, Gela che sta trovando sicuramente maggior continuità a canestro rispetto alla prima parte del primo periodo. Ad entrare dopo il time out chiamato da coach Bernardo per Melfast Gela, si ripartirà da questa rimessa da fondo campo in attacco però per il Green Butelevicius. Si va da Di Marco, Moltrasio adesso lontani da canestro, interrompe il palleggio, va dentro da Lombardo che prende posizione, arriva poi Milekic a strappare il rimbalzo con la palla che balonzolava sul ferro. Milekic, lungo sistema i piedi, cerca un compagno a cui passare, non si capiscono i due. Radovic riesce a salvare capre e cavoli in questo caso. Richiede palla Caiola, mancano 6 secondi alla fine del possesso. Caiola si alza da 2, rimbalzo di Caronna che poi recapita praticamente palla a spalla canestro a Butelevicius. Di Marco, consegnato per Caronna, altri 2 punti di Giuseppe Caronna che lascia poi lì il pallone. 14 punti per Peppino Caronna. Ricaccia indietro il Melfast Gela. Gazzillo contro Caronna, gran difesa di Giuseppe Caronna che sta davvero facendo ottime cose in entrambe le metà campo. Palla ancora dentro da Di Marco, fa andare a vuoto la difesa di Gela, porta a casa un fallo. Chiedeva l'antisportiva addirittura Peppino che non deve, Peppino Caronna naturalmente, che non deve innervosirsi. Gela ampiamente speso il bonus. Caronna mette il primo. Il silenzio del Palacus, 2-2 per Giuseppe Caronna. 37-31, Gela che era arrivata sino al meno 2. Adesso Green Basket è riuscita a rimettere distanza. Ma l'impressione è davvero di una partita molto equilibrata. Longo trova in angolo Gazzillo. Dentro per proprio da Milekic per Gazzillo. Butelevicius tocca, però scadono i 24 e quindi gran difesa Green. Peppino Caronna lo sottolinea insieme a Giuseppe Lombardo. E adesso Gela ha qualche difficoltà a trovarsi in attacco, fuori Radovic, dentro Kuzmanovic. Quando mancano 5 e 36 all'intervallo lungo, palla dentro di Di Marco per Lombardo, stoppata senza fallo
da parte di Milekic, che già alla seconda del suo match Caiola fino in fondo, due punti facili appoggiati, bruciato Moltrasio. 11 punti per Emanuele Caiola, 37-33. Di Marco non ha compagni da servire, trova Buterlevicius in angolo, forse pesta la linea, sfortunato qui Buterlevicius, poi spasticciano Gazzillo e Milekic, stoppata ancora di Milekic, mamma mia, terza consecutiva di Marco dietro la schiena, gran passaggio, botte da Orbi sotto canestro, il fallo però è di Gazzillo, il fallo è di Gazzillo. Ma che ha fatto Mattias Di Marco tenendo viva non solo prima strappando la palla ma anche poi servendo Caronna con gli occhi di dietro? E altro giro in lunetta. Qui ha davvero pasticciato Gela, perché quello che sembrava un rimbalzo ormai archiviato è finito per diventare una palla vagante. Ci si è gettato come un affamato sul pranzo di Natale Giuseppe Caronna. Gli applausi di Longo a disturbare l'esecuzione di Giuseppe Caronna. Qui Longo ha tirato fuori una furbata, diciamo, di campo. Rumoreggia il pubblico di Gela. Lo mette però il secondo, Caronna, portando a 17 i punti personali, 38-33. Caiola ancora fuori da Longo. Kuzmanovic si fa vedere, la palla però non arriva a lui, arriva invece a Milekic contro Buterlevicius. Adesso cambio di marcatura e Buterlevicius che va a francobollare Milekic. Qui tentativo di Longo, Lombardo bravissimo a fintare il salvataggio di una palla che non andava salvata, andava solo coperta perché l'ultimo tocco era appunto di un giocatore gelese. Dentro Signorini, fuori Moltrasio. Parla con il suo assistente, coach Bernardo. Di Marco per Signorini, il movimento di Buterlevicius che trova una grande spaziatura, va un po' lungo sulla tripla, anche questa una specialità della casa. Milekic, Di Marco, piedi per terra, però non arriva il fischio, arriva invece il fallo di Giuseppe Caronna. E questo è un fallo pesante, il fallo numero 3. Vediamo cosa deciderà coach Verderosa. Sì, cambio c'è. Entra Vucenovic. Il posizionamento di Di Marco sicuramente era con i piedi per terra, però probabilmente un po' laterale. Non c'è stato il fischio né a contro né a favore. Ed è arrivato poi il fallo di Caron. Milekic mette il primo. 38-34. Questo è il libero che può portare Gela a un possesso. È così. 13 punti per Marco Milekic. 38-35. Un possesso di distanza quando mancano 4 minuti e 8 secondi alla fine del primo tempo. Buterlevicius da 3. Lo mette. Eccolo qua. Il canestro pesante di Simas Buterlevicius. Longo, palla per Gazzillo, consegnato per Emanuele Caiola. Milekic detta il movimento a Kuzmanovic, Buterlevicius accetta il cambio, si va ancora da Milekic contro Lombardo. Milekic, Lombardo spinge fuori il lungo di Gela che poi da casa sua prova a metterla, va laterale, rimbalzo di Vucenovic che poi affida a Di Marco. 3 minuti e 30 alla fine. Di Marco, Lombardo, Signorini in angolo da 3, lo mette Giacomo Signorini, prima tripla del suo match e del suo campionato. 43-35, con due triple Green torna decisamente avanti. Qui Caiola, tanto spazio ad attaccare, sbaglia però, i due punti vanno al referto probabilmente perché c'è stata una sporcata quando la palla era ancora sul ferro.
due punti accordati che fanno referto ad Emanuele Caiola. Probabilmente Buterlevicius ha sfiorato la palla, una palla che probabilmente, dalla nostra postazione chiaramente non è facile dirlo, ma probabilmente non sarebbe entrata, però lo sappiamo, se c'è un'interferenza viene poi dato il canestro. 4-3-3-7 al Palacus, prima giornata del campionato di Serie C Gold tra Green Basket Palermo e Melfaz Gela. Buterlevicius sbracciano Lombardo e Caiola, che adesso si dicono due parole, si spiegano, il fallo però è di Emanuele Caiola. Bravo in questo caso, è esperto il capitano Green Basket anche a far vedere determinati contatti, fa parte del gioco naturalmente. E giro in lunetta. Mette il primo Giuseppe Lombardo. Due su due. E adesso sospensione chiamata da coach Verderosa. Di nuovo in campo dopo il timeout di coach Verderosa, che ha così concluso i suoi timeout per il primo tempo. Anche coach Bernardo li ha esauriti, lo ricordava appunto l'arbitro alla panchina biancoverde. E qua Di Marco ruba quasi la palla a Moricca, si fa vedere Milekic, Lombardo lo aspetta al varco, braccia aperte, si fa vedere ancora Gazzillo, pensa per un attimo al tiro, poi detta il movimento a Caiola, che non ci pensa su due volte, gran tripla, allarga le braccia Signorini, tripla fuori ritmo di Emanuele Caiola, che porta così a 16 il suo bottino personale. Lombardo, gran canestro, sfruttando il suo piede perno. E risponde così, i due capitani si sfidano al referto. Milekic, Gazzillo, Kuzmanovic, qualche problema a domesticare questo pallone, poi dà di nuovo a Caiola. Signorini, Franco Bollato, alza le braccia, Signorini, ancora Caiola, fino in fondo, spesta quasi la linea, poi trova con una magia proprio Gazzillo dentro il pitturato bianco-verde. Primi punti anche per Fabio Gazzillo, qui palla persa per il Green in attacco, Moricca fino in fondo, vuole andare ancora dentro, tre addirittura su Moricca, Milekic, extra pass per Kuzmanovic, in angolo, da due, soltanto da due punti pestava la linea, e quindi 47-44, 1 minuto e 30. Lombardo in palleggio, Buterlevicius si affida nuovamente al suo capitano, butta le viute fino in fondo, grande assist per Vucenovic, ha tirato a sé la difesa Simas Buterlevicius, affidando poi al compagno per l'appoggio facile a tabellone. Ultimo minuto in arrivo fra 5 secondi di questo primo tempo. Moricca, cambio accettato, Kuzmanovic, sporca Vucenovic, e ci saranno 10 secondi per Gela concludere questa azione offensiva. Di Marco prova a parlare con i suoi. Buterlevicius fa segno alla panchina per il tipo di schema da adottare sulla rimessa a fondo. Moricca,
Milekic per Caiola, tanto spazio, Caiola ci riprova, va corto, rimbalzone di Signorini, quasi Moricca sporca questo passaggio, si va da Di Marco, ancora Di Marco, spinge il contropiede, adesso si sistema la difesa di Gela, attende il movimento dei suoi Di Marco, Signorini non ci pensa su due volte, la palla entra, esce, sfortunato qui Signorini, Milekic vuole farsi tutto il campo, Caiola fino in fondo, altri due punti per Emanuele Caiola, questa del di Gela è una situazione proprio studiata, quella di attaccare il green nei primi secondi del possesso, ed Emanuele Caiola va a nozze con 18 punti a referto in questo momento. 15 secondi, gli ultimi di questo primo tempo, Di Marco vuole andare fino in fondo, trova Signorini dall'angolo, Signorini va corto, il rimbalzo non arriva di Vucenovic, 8 secondi adesso, Milekic può andare addirittura a schiacciare Marco Milekic, due punti che fanno sobbalzare la panchina, Buterlevicius da casa sua va corto e chiude con il punto esclamativo, il primo tempo Gela, i due punti di Marco Milekic inchiodando, si chiude così anche il primo tempo, 49-48, grande equilibrio al Palacus. Squadre che guadagnano gli spogliatoi, di nuovo qui tra circa 5 minuti per raccontarvi il secondo tempo. Pronto per l'ingresso in campo e il secondo tempo di questa prima giornata del campionato di C Gold Sicilia Calabria tra Green Basket Palermo e Melfat Gela. Si ripartirà dal 49-48 dei primi 20 minuti, una partita sicuramente bella per voi che la state seguendo, è bella anche per noi che la commentiamo. Mi aspetto sinceramente dalle due squadre un innalzamento del livello soprattutto difensivo, perché chi vuole portare a casa i primi due punti della stagione dovrà secondo me passare dalla difesa in questo secondo tempo. Si riparte con Di Marco in possesso, Signorini cerca ancora Di Marco da tre, va però esterno, il lungo rimbalzo di Giuseppe Lombardo che non porta però a casa quello che speravo, sia canestro e fallo, porta però il fallo. Il fallo è di Gazzillo. Secondo fallo per lui, primo di questo secondo tempo. Mette il primo Giuseppe Lombardo che porta a 15, che diventano 16 punti personali. Mattatore sin qui è Emanuele Caiola con i suoi 18 punti per Gela. Rientra intanto Gaspare Caiola al posto di Gazzillo. E dall'altra parte Caronna e Lombardo, 17 e adesso 16. I punti per i due top scorer biancoverdi. Caiola, movimento di Kuzmanovic, palla per lui, Moricca indica il punto dove vuole la palla, adesso però si va da Gaspare Caiola, spallacanestro contro Di Marco, è un mismatch, si fa incontro Peppone Lombardo, poi prova a chiudere la strada Giacomo Signorini che però pesta la linea sulla pressione di Moricca e palla persa dopo l'ottima difesa proprio di Lombardo. Rimessa di Moricca, si fa vedere ancora Caiola, riaffida Moricca, si muove Kuzmanovic sotto canestro, Buterlevicio si prova a sporcare Kuzmanovic, tanta strada da occupare, poi va a lungo e alto il rimbalzo ancora di Moricca che davvero ha recuperato già due palloni praticamente con la palla persa forzata su Signorini. Milekic qui mette un canestro davvero spettacolare,
riportando i suoi a meno uno qui, palla dentro per Lombardo che però non riesce a trovare i due punti, la palla torna magicamente tra le sue mani e c'è il fallo della difesa gelese. Fallo di Moricca, se non vado errato, esce Kuzmanović, entra Tinto. E non ci sono i liberi, non è la situazione di tiro. Secondo fallo però di squadra per Gela. Signorini, lungo da Di Marco, anche un po' troppo, riesce a tenerla viva, è il russo Di Marco. Sporcata qui, brutto passaggio di Signorini, Moricca può andare l'ondata gelese, si va da Caiola, tanto spazio ad attaccare per Gaspare, Caiola che va da tre, trova però il ferro, il rimbalzo di Vucenovic, ancora con Di Marco, adesso squadre che devono registrarsi in questo inizio. Butterlevicius fa saltare Caiola, cambia gioco per Signorini, stoppato ancora Lombardo, palla vagante, prende due volte il rimbalzo Giuseppe Lombardo, porta a casa due punti. Vitale importanza i rimbalzi offensivi che stanno anche scandendo questo match. Caiola, contromovimento qui, legge bene Signorini e ruba il possesso a Gela. Qui Signorini si ferma, attenzione c'è un problema, probabilmente al dito, chiede il cambio, l'ho visto proprio, Di Marco cercava anche il suo posizionamento al lato sinistro, invece si è fermato, cambio adesso, rientra Moltrasio, cambio anche dall'altra parte, esce Moricca, rientra Longo. ...5-3-5-0... Milekic prova a uscire dai blocchi Gaspare Caiola, la palla è per Emanuele Caiola contro Moltrasio, Caiola fuori da Longo, difficoltà nel trattare questa sfera, ancora Caiola, strada chiusa, pallo dentro con una magia, la connection tra i due fratelli mi viene da dire veramente molto bella. Emanuele Caiola, 20 punti per lui. 5-3-5-2, palla dentro per Lombardo, arriva Milekic a strappare, qui non si capiscono bene i giocatori biancoverdi, Milekic con la sua solita falcata, va da Caiola contro Di Marco, fallo di Mattias Di Marco che qui spende e interrompe il gioco anche perché non era ben posizionata, stava rientrando anche Giuseppe Lombardo, pronti due cambi sulla panchina green, Bruno e Caronna, fallo di Di Marco, fallo numero 2. Esce anche Lombardo, rientrano dunque Caronne e Bruno. Si sistema la difesa, marcature però che lasciano solo Caiola, ancora Gaspare Caiola, Milekic fino in fondo, Butterlevicius, sono passi? Sì, per Milekic che chiedeva un fallo probabilmente perché Butterlevicius si è proprio avventato sulla palla. Evidentemente l'arbitro non ha ravvisato tocchi sull'avversario, quindi Milekic camminava intanto cercando anche di mettere palla a terra, non c'è riuscito, per cui infrazione di passi. 5-3-5-2, 6 minuti e 51 alla fine di questo terzo quarto, adesso in campo per il green Butterlevicius, Bruno, Caronna, Vucenovic, Moltrasio, risponde Gela con Longo, Emanuele Caiola, Gaspare Caiola, Milekic e Daniele Tinto. Moltrasio sceglie il fondo, Moltrasio, tocco col piede e quindi rimessa per il green, fondo campo offensivo, vediamo come si sviluppa anche questa situazione. Bruno va da Moltrasio, prova a cercare spaziature, il green lo trova in Butterlevicius dall'angolo, Simas, Butterlevicius con, l'avevamo detto, la specialità della casa, doppia cifra anche per lui, 11 punti sin qui per il lituano, presenze per lui anche in Champions League qualche anno or sono, poi la pausa durante la pandemia, qua bisticciano Bruno e Caronna, Caiola dietro la schiena, il passo inseguire per Gaspare Caiola che poi se la prende con la sorte, si sblocca, sono anche i primi punti per lui, ecco perché naturalmente aveva avuto quel gesto di stizza. Bruno
Palla per Moltrasio che potrebbe andare al tiro. Moltrasio da tre. Caronna prende posizione, non c'è il fallo che voleva Milekic. Si lamentano i giocatori di Gela. 5-8, 5-4. Palla dentro, palla fuori adesso per Tinto. Emanuele Caiola, ancora sempre per Tinto. Moltrasio dentro per Gaspare Caiola. Si va fuori da Milekic, cerca di muovere la difesa Green. Gela, la palla è persa. La palla è persa, tentativa. E poi canestro di Marco Verderosa, ma questo non interessa la partita. Invece c'è il fallo tecnico fischiato a Marco Milekic, che si lamentava da tempo di contatti non fischiati. C'eravamo un attimo così fermati per ammirare il canestro praticamente dalla panchina di Marco Verderosa, appoggiato a tabellone. E arriva il tecnico fischiato a Marco Milekic. Questo è chiaramente una situazione pesante per Gela. Si riparte dunque dal libero per il fallo tecnico fischiato a Marco Milekic. Se ne incarica Buterlevicius. Lo mette dunque 5-9-5-4, possesso chiaramente per il Green dopo il fallo tecnico. 12 punti sin qui per Buterlevicius. Proviamo anche a sentire un po' le voci del campo, cercando di ricostruire quelli che sono anche gli scambi dal Palacus. Buterlevicius, fallo in attacco, una situazione che Gela cercava e che ha trovato. In questo caso Buterlevicius ha provato a prendere posizione qui, molto esperto Emanuele Caiola. Far vedere anche il fallo di Buterlevicius, che adesso guadagna la panchina, il cambio con Signorini, che si è ripreso dopo il colpo alla mano di poc'anzi. Terzo fallo per Buterlevicius. Anche questa una situazione da attenzionare per coach Verderosa. Longo ritarda la ripresa del cronometro. Scambia con Tinto, palla per Emanuele Caiola. Il taglio di Tinto, si torna però da Longo. Poco movimento offensivo per Gela, si muove soltanto Tinto. Adesso Caiola che accende i motori e parte. Torna dietro il fratello Gaspare Caiola, qui palla vagante, la salva in qualche modo, ma poi innesca il contropiede Green. Moltresio preferisce attendere i compagni. Vucenovic, Bruno in angolo per Signorini, vuole andare da tre. Giacomo, Signorini. Buona scelta offensiva quella di attendere l'extra pass di Bruno per Signorini, trovato in angolo, e la sua mattonella. 6-2-5-4, rimette margine il Green Basket. Longo, ancora Tinto, difesa zona del Green. Palla dentro per Gazzillo, poi trova ancora Longo. Moltrasi si fa incontro, strada chiusa. Longo, ancora stoppata di Caronna, che poi può innescare il contropiede, la transizione bianco-verde. Bruno in palleggio, si apre per Moltrasio da tre, non lo mette, un po' lungo Caronna.
prova a strappare, viene probabilmente colpito, partita vera. Alpalacusing ancora, irrompe Bruno, 3 contro 1, Longo è da solo, Bruno schiacciato per Caronna che va a schiacciare ribadendo la inchiodata di Milekic. Time out chiamato da coach Bernardo, schiacciata di Giuseppe Caronna. Si ritorna in campo dopo questo parziale Green Basket, un parziale di 9-0, 6-4, 5-4, dopo che Gela si era riportata, ma sin dal termine del primo tempo, sotto di 1. La schiacciata di Giuseppe Caronna ha mandato un segnale a Gela e chiaramente anche al pubblico che l'ha recepito. Tinto, non ci pensa su due volte, Daniele Tinto, la qualità dell'esterno di Gela per i tre punti che fanno male al green. 6-4-5-7, la reazione in uscita dal time out. Signorini sbraccia, va da Caronna contro Gazzillo, palla fuori e ci sarà infrazione di campo sicuramente, sì, la salva Jacopo Bruno. È uscita molto bene dal time out Gela, mettendo in difficoltà il green ancora una volta su quella fase in cui è andato in difficoltà anche nel primo tempo, ossia l'intensità, l'aggressività che erano anche le caratteristiche che si attendeva coach Verde Rosa. Tinto ci riprova e la rimette, due di fila, Daniele Tinto, rispostissima da parte di Gela con il suo numero 4. 6-4-6-0, praticamente nulla di fatto, fallo di Tinto che adesso dà la mano all'arbitro. Sportivamente questa la foga di questo giocatore che però sta dando molto a Gela. Esce Vucenovic, rientra Lombardo, fallo numero 3 per Tinto. 6-4-6-0, 6-0 di parziale firmato Daniele Tinto. Bruno, Signorini potrebbe ricevere, Bruno, palla che viene ancora toccata da un piede, quello di Milekic probabilmente, e sarà rimessa da fondo campo, offensiva chiaramente per il green. Vediamo chi esce dai blocchi, Signorini, la palla però è lunga per Lombardo, gli si fa incontro Gaspare Caiolo, adesso affidata a Bruno, cerca il movimento di Moltrasio che potrebbe attaccare mano mancina, va ancora da Lombardo, che sapesse per Bruno, ci sarebbe ancora Signorini in angolo, scelto Caronna, grande soluzione ancora una volta per Peppino Caronna che è caldissimo, 23 punti per lui. 6-6-6-0, 2 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. Longo in palleggio, Tinto chiede palla, si va invece da Milekic contro Caronna, Milekic, altri due punti per lui. Signorini, rubata palla da Tinto che poi riesce a mandare per aria una palla in attacco, Milekic ancora appoggia e sono altri due punti. Milekic guarda male l'arbitro, voleva un altro fischio, ma attenzione a Gela che è tornata, si rifà sotto. 66-64, gli ultimi due minuti di questo terzo quarto. Bruno Lombardo prova da tre, Giuseppe Lombardo risponde così a Daniele Tinto, 21 per lui. 6-9-6-4, adesso piovono triple, canestri, bella partita di pallacanestro con tanti scontri anche
Milekic prova a replicare, va corto il rimbalzo che arriva di Moltrasio, che poi prende posizione e non si fa spostare. Bruno Lombardo ci riprova, non va ancora, però poi il fallo di Moltrasio che poteva forse evitare di rincorrere Milekic quando praticamente la palla era tra le mani del numero 7. Terzo fallo per Moltrasio. Che adesso esce dal campo lasciando spazio a Butelevicius. Esce anche Bruno per Di Marco. Vediamo Longo contro Di Marco. Si rinnova il duello. Colpi proibiti tra Lombardo e Gaspare Caio. La palla adesso per Emanuele Caio. Signorini sbuca da sotto il parquet del Palacus andando a rubare, a sporcare questo passaggio che è una traccia, quella per Emanuele Caiola in penetrazione che ha fatto davvero male al green quest'oggi, quindi situazione letta molto bene da Giacomo Signorini. Adesso Caiola che vaga indisturbato, accoppiato a Lombardo. Signorini, fallo fischiato a Giacomo Signorini. Sì, è così, è arrivato in ritardo e quindi fischio contro la difesa. Secondo fallo per lui, no, terzo fallo per Giacomo Signorini. Così indica il tavolo. Milekic, si muove Emanuele Caiola, la palla non arriva, però arriva adesso a Daniele Tinto, sporca quasi Lombardo. Tinto da casa sua, mamma mia, Daniele Tinto la sta decidendo lui questo terzo periodo. Altra tripla, la terza di questo quarto. 17 punti per lui all'esordio con Gela. Caronna, Signorini, 6-9, 6-7. Signorini prova a rispondere, Giacomo, Jack Signorini, doppia cifra anche per lui. Si sfidano le squadre al tiro. Ancora Caiola viene dimenticato. Attenzione qua, scontro tra Lombardo e Caiola. Due punti intanto per Gela. Il tocco è di Tinto. Adesso Caiola parla con l'arbitro. I due si chiariscono, però non sembra tutto sistemato tra i due. Tocco intanto di Tinto che ha sporcato questa palla per Caron. Adesso l'arbitro che parla con Lombardo e Caiola. Tutto sembra rientrato. Di Marco prende la zona centrale del fronte offensivo. Signorini dentro per Caronna, ha il problema di girarsi, ma per lui non è un problema, almeno quest'oggi. 25 punti per il Duca di Monreale, così chiamato. Tinto fuori ritmo, Daniele Tinto, quarta tripla di questo terzo quarto. 20 punti per lui. Green che non riesce a risolvere il problema Tinto. Signorini in angolo, 5 secondi, Giacomo Signorini, manca un secondo, finisce qua il terzo quarto. Milekic prova ad andare, Milekic non va neanche tanto lontano, ma si chiude con la tripla di Signorini, le 4 triple di Tinto, le 2 di Signorini sicuramente. Grande terzo quarto, 76-72, un parziale veramente... Trattenete il fiato perché saranno 10 minuti finali infuocati al Palacus, 76-72 in questa prima giornata del campionato di C-Gold tra Green Basket e Melfas Gela. Con le due squadre che hanno davvero infuocato la retina nel terzo quarto, soprattutto Daniele Tinto e Giacomo Signorini da una parte e dall'altra, con le triple si riparte per questi 10 finali al Palacus. Longo avanti il green, 76-72, scambia con Tinto. Longo per Emanuele Caiola, ancora Tinto, finta di andare. Tinto perde palla con la pressione di Giuseppe Lombardo. Di Marco
attende che i suoi si sistemino nel fronte offensivo creato dai biancoverdi. Trova in angolo Signorini, mano in faccia, difficile, rimbalzo di Caronna, poi Di Marco esce con la palla tra le mani, extra possesso biancoverde, Di Marco senza marcatura, va ancora da tre però. Va corto, rimbalzo di Milekic, ancora Milekic viene in fondo, ruba Di Marco, l'ultimo tocco è di Marco Milekic. Grande difesa di Di Marco, che sporca il palleggio di Marco Milekic, un giocatore che è davvero atipico, è il classico lungo atipico, guardate che stazza, ma con 5-6 palleggi riesce ad arrivare da canestro a canestro, e questo chiaramente a volte può essere anche un fattore negativo per Gela. Qui sbracciano Lombardo e Longo. Signorini da casa sua ci riprova, Giacomo Jack Signorini, altra tripla per lui, e sono 16 punti a referto per il numero 9 biancoverde, 79-72. Palla dentro, ruba Signorini, anche nell'altra metà campo può far partire la transizione, Signorini fino in fondo, Milekic ruba, tiene vivo, grande difesa di Milekic, voleva il fallo Signorini, invece arriva la rubata di Milekic. Gaspare Caiola dentro per il fratello, Emanuele fuori per Longo, prova anche lui mano mancina, la palla entra, esce, il rimbalzo di Lombardo, ritmi forse nati, Caronna chiede calma anche perché vorrebbe riuscire ad arrivare nell'altro metà campo, non ci riesce. Di Marco, Buterlevicius, spalla a canestro, adesso si gira, controtinto, Buterlevicius, spalle ancora, a canestro, vuole andare fino in fondo, Buterlevicius col semigancio, la palla sul ferro e poi sul tabellone, rimbalzo di Milekic che muove il contropiede Caiola, tanto spazio, da tre Gaspare Caiola, ne mette un'altra, e adesso fa davvero male Gela da oltre l'arco, da 2, 7-9 e 7-4, quindi due punti. Signorini interrompe il palleggio, Caronna dentro da Lombardo, si gira Giuseppe Lombardo, non può fare fallo Daniele Tinto, gravato dai fischi arbitrali, e due punti facili, 81-74. Longo, palla dentro per Tinto contro Buterlevicius, Daniele Tinto mette anche questa, circus shot per lui, 22 punti a referto, e adesso è top scorer per Gela. Di Marco, Lombardo, si va da Signorini, ancora in palleggio, Signorini pensa al tiro, poi si affida ancora al suo capitano, linea di fondo di Giuseppe Lombardo, grande soluzione contro Emanuele Caiola, attenzione perché Gela si lamenta perché Caronna non lascia la palla. Adesso parlano in campo i giocatori, nervi tesi, partita accesissima come la volevamo, la vogliamo vedere chiaramente giocare in campo. Emanuele Caiola, Gela segna solo da tre ormai, precisissima, 23 punti per lui, per il capitano di Gela, 8-3-7-9, partita come sempre in equilibrio. Signorini, palla dentro sporcata, l'ultimo tocco è di... I due arbitri non lo sanno, adesso decidono per Gela, l'ultimo tocco è di Signorini. Si parlano Emanuele Caiola e Signorini, con toni credo abbastanza amichevoli. Grande intensità in campo, la decisione l'ha presa l'arbitro più lontano, però insomma ci può anche stare. 8-3-7-9, Longo, Gaspare Caiola, tanto troppo spazio ad attaccare, arriva il rimbalzo però di Di Marco, ci aveva provato Milekic a prendere, a portare a casa anche questa. Di Marco in palleggio, porta un blocco Caronna, non lo sfrutta Di Marco, vuole andare da Giuseppe Lombardo, trova un passante per Signorini poco preciso, vuole un tocco, Tinto corre dal suo allenatore per parlare, palla recuperata da Gela, o meglio persa dal Green, 8-3-7-9, momento appannaggio del Melfas Gela, con il Green che deve chiaramente cercare di uscirne mantenendo questo risicato vantaggio. 8-3-7-9 al Palacus, prima giornata del campionato di C-Gold maschile. Milekic interrompe il palleggio, Gaspare Caiola,
Si va De Emanuele, Caiola. Strada chiusa, Milekic da tre, può far male, non lo fa stavolta. Rimbalzo di Signorini. Grazia gela il green, perché davvero da tre è un fattore sin dalla seconda metà del secondo quarto. Qui Di Marco non dà una gran palla a Milekic. Milekic inchioda per la seconda volta nella sua gara. Un giocatore che chiaramente non ha difficoltà ad andare al ferro. 8-3, 8-1, meno 2 per Memphis Gela. Adesso alza l'intensità, in pressione Gela. Buterlevicius da Lombardo. Emanuele Caiola qui spinge. L'arbitro lo vede. Terzo fallo per il capitano di Gela. Coach Bernardo chiama l'urlo della sua panchina. Può essere chiaramente tutto utile in un momento di grande equilibrio. Signorini, lontani da canestro, il movimento di Buterlevicius, Milekic strada chiusa, ancora Di Marco, la finta di andare, Lombardo sbraccia ed è 2 contro 0 con Longo che andrà ad appoggiare, due punti facili, i punti del pareggio, 83 pari ed è time out per Coach Verde Rosa. Vedete come le partite di pallacanestro sono davvero imprevedibili e meravigliose. È cambiato tutto nello spazio praticamente di 10 minuti, perché dopo un terzo quarto che ha visto il green andare avanti anche di 10 lunghezze, c'è stato il ritorno di Gela, adesso 83 pari, quando mancano 5 minuti. Serve una scossa alla squadra di casa in uscita adesso dal timeout. Attenzione qua, Tinto ancora, è davvero ovunque. E qui non si capiscono, Di Marco Buterlevicius, è brutta scena questa perché i due cercano di comprendersi e questo denota un momento di nervosismo in casa green che non serve in questo momento, serve trovare, ritrovare il bandolo della matassa. Signorini esce dai blocchi Buterlevicius, la palla però non arriva a lui. Milekic, Di Marco, strada chiusa, Di Marco prova ad andare da tre, è difficilissimo, infatti va corto Di Marco, poche idee offensive per il green in questo finale di gara, non ci voleva chiaramente per i colori biancoverdi. E adesso serve trovare intensità dalla difesa. Longo muove per Gela, si andrà verosimilmente adesso da Milekic e Tinto, che sono i più caldi, senza dimenticare chiaramente Emanuele Caiola che è stato mattatore della prima parte di partita. Tinto da tre, ancora va corto ma lotta sul suo rimbalzo, Buterlevicius strappa e fa ripartire i suoi. Di Marco, si muove Signorini, Di Marco fuori per Lombardo, la finta, brutto passaggio, Caronna riesce a trovare ancora palla, fuori per Buterlevicius, si alza da tre, non va a lungo ancora, e rimbalzo di Longo che può andare subito da Tinto, palla sotto per Caiola, è il punto del vantaggio di Gela, la panchina di Gela in campo, 8-3, 8-5, primo vantaggio Gela in partita. 83-85, mancano 3 minuti e 50 secondi. Caronna lontano da canestro, Di Marco in palleggio ancora, si va dentro da Caronna che prova ad andare, porta il fallo, non c'è canestro, c'è però il fallo di Longo. Vediamo la segnalazione
Terzo fallo per Salvatore Longo, che ha così impedito a Carona di mettere due punti facili, fallo ben speso sicuramente in questa fase, perché non porta a liberi ma a una rimessa dal fondo. Chiaramente il cronometro del possesso è resettato a 14, 83-85, 3 minuti e 43 secondi, tutti letteralmente da vivere al Palacus. Signorini, Di Marco allunga la difesa Caiola, porta un blocco Caronna, Di Marco si va da Buterlevicius, palla brutta, difficile da domesticare, ancora Buterlevicius, strappa Tinto, 2 contro 1, Tinto fino in fondo, Tinto si ferma perché vuole andare da 3, poi aspetta saggiamente i compagni. Il fattore Daniele Tinto in questo match, attenzione Di Marco qua, butta fuori praticamente dal campo, azione incredibile difensiva, Signorini vuole andare fino in fondo col fallo fischiato a Longo, forse la panchina di Gela arrabbiatissima perché voleva un fallo nella situazione in precedenza con Di Marco che ha tagliato fuori dal campo l'avversario. Qui Coccio Verderosa vuole probabilmente i liberi che invece non arrivano. ...83-85... Di Marco si gioca in campo, 3 minuti e 14 secondi, Moltrasio arriva da Di Marco, poche idee ancora, Signorini in angolo, cambio di gioco, ancora un tocco Longo, però ruba, Buterlevicius si butta, la palla è ancora del green, Buterlevicius è per terra, arriva Longo ancora, palla contesa, la panchina di Gela in campo, Radovic non può stare lì, che sta succedendo in campo? Davvero un peccato perché è stata sin qui una partita bellissima a livello di intensità, non capisco come davvero si possa arrivare a certe cose. Io ho visto Radovic entrare in campo facendo invasione, come anche altri membri della panchina green, che una volta dopo aver visto tutti in campo, davvero però è un peccato rovinare una partita del genere in questo modo. Adesso vediamo, i due arbitri parlano, Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle, vediamo quali saranno le sanzioni. Veramente senza motivo, un'invasione senza motivo da parte della panchina di Gela, così come anche quella del green, perché è una partita che in campo si sta giocando, ci sta il fischio, una palla contesa, veramente brutto finale, peccato. C'è un fallo tecnico e mi sembra di aver visto anche un antisportivo. Sicuramente ci saranno sanzioni anche per il green dopo l'invasione di Gela. Cerchiamo di capire quali sono le sanzioni, adesso si avvicina di nuovo l'arbitro al tavolo. Il numero 0 è espulso, quindi Kuzmanovic per Gela è espulso. C'è un'espulsione anche per
per il numero 10 forse del Gela Moricca. Allora, ho visto la segnalazione, numero 0 e numero 10 espulsi. Ora, chiaramente i 0 ci sono in entrambe le squadre. In campo proviamo a mettere un po' d'ordine, sono liberi per Buterlevicius. Moricca in campo, quindi sicuramente il 10 espulso non è lui. Dall'altra parte c'è Moltrasio come 10. Che prende anche lui in panchina. Buterlevicius mette il primo. Buterlevicius pareggia i conti con due liberi, 85 pari. E adesso ci sarà un altro libero perché l'arbitro ha segnalato due espulsioni. Sbaglia il terzo. Liberi anche per Gela, quindi la sanzione è chiaramente anche per il green. Ah, è Radovic, giustamente, mi viene a dire, è stato espulso non perché chiaramente ce l'abbia col ragazzo minimamente, ma perché è stato il primo a invadere il campo e quindi giustamente la sanzione è arrivata a lui. Ci spiace chiaramente, però in realtà ci spiace davvero tutto quello che è successo, amici che ci seguite sia da Palermo, da Gela, appassionati di basket, perché è una così bella partita che francamente non aveva davvero senso portare a questi livelli. Su una palla vagante molto ben giocata e combattuta quantomeno con Buterlevicius, che si era appunto buttato a terra. È sempre bello vedere un giocatore giocare così, come anche i giocatori di Gela che avevano lottato su ogni pallone. Sinceramente, insomma, si poteva evitare senza dubbio. Esatto, allora gli espulsi per Gela sono Kuzmanovic e Petar Radovic. Moricca sbaglia il libero perché c'erano stati anche sicuramente alcuni tecnici per il green. Moricca mette il secondo, primo punto per lui, 8-5-8-6. Vediamo se si può tornare a giocare a pallacanestro. Mancano 3 minuti e 3 secondi. Moricca si fa vedere Tinto, la palla arriva a lui ma siamo veramente lontani da canestro. Tinto contro Buterlevicius, il movimento ancora di Moricca, la palla torna tra le sue mani. Milekic porta un blocco
che poi lo porta a attaccare Canessa. Arriva però il fallo di Di Marco. Bonus esaurito per Gela, secondo fallo appena di squadra per il Green. ...8-5-8-6 il vantaggio di Gela qui al Palacus in questa prima giornata del campionato di Serie C Gold. Moricca, Emanuele Caiola prova a creare il passaggio per il fratello, lo ottiene. Milekic non ci pensa su, sbaglia però questa soluzione abbastanza fuori ritmo. Adesso Di Marco, il blocco a copertura di Lombardo. Signorini, finta di andare, linea di fondo, strada chiusa, fallo fischiato a Gaspare Caiola. Fallo fischiato a Gaspare Caiola, dovrebbe essere il quarto. È così. E sono liberi per Giacomo Signorini. Mette il primo Signorini, il libero del pareggio, 86 pari. Mette il secondo, più uno Green, 87-86, mancano 2 minuti e 20 secondi. Moricca muove ancora, mano destra per Milekic, dentro per Daniele Tinto contro Buterlevicius, fuori per Gaspare Caiola che prova da tre, lo mette, tripla di Gaspare Caiola. Nuovamente avanti Gela, 89-87, qui al Palacus, 2 minuti. Adesso il cronometro si fermerà ad ogni canestro. Sono i due finali. Lombardo ancora, pareggia, mettendo a tabellone questo appoggio. 27 i punti per lui. 89 pari, 1 minuto e 45 secondi alla fine del match. Gaspare Caiola, si fa vedere Moricca, si va dal fratello Emanuele, i fischi del Palacus, Milekic, Giuseppe Caronna che stoppa, oscura il canestro all'avversario. Di Marco, mano mancina, può andare, cerca un compagno, strada chiusa, palla per Signorini, pressione di Gela, Signorini fino in fondo, fa saltare, porta a casa il fallo di Daniele Tinto. Intelligente Giacomo Signorini. Fallo numero 4 per Daniele Tinto. Cambio in... No, è time out. Time out chiamato da coach Verde Rosa. Oh. Sto impazzendo, giuro. Minuto 24 secondi alla fine di questa partita che dopo 4 quarti intensissimi arriva al suo ultimo minuto e mezzo in perfetta parità. 89 pari, Signorini dalla lunetta, il primo lo sbaglia. Mette il secondo, punto del vantaggio, 19 punti per Giacomo Signorini. 90-89, backdoor Signorini,
sporca. Vucenovic recupera, grande azione difensiva di Giacomo Signorini. Adesso Green che deve anche giocare un po' col cronometro visto il vantaggio, seppur risicato di un punto. Di Marco tra le gambe contro Moricca, interrompe il palleggio, la palla è per Signorini, c'è poco movimento fuori dal perimetro. Adesso si muove Di Marco da Vucenovic, Lombardo dentro per Vucenovic, gran palla, Vucenovic senza fallo, Signorini recupera, ancora Signorini, palla per Buterlevicius che appoggia a tabellone, altri due punti più tre Green, 9-2-9, 46 secondi. Milekic, palla a canestro, Lombardo prova a disturbare, ancora Milekic, Vucenovic, fallo di Lombardo che saggiamente può spendere i falli essendo solo il secondo di squadra. E time out in campo. Si torna in campo dopo il timeout, 37 secondi da giocare al Palacusse. Green Basket Palermo 92, Melfast Gel 89 in questa prima giornata del girone azzurro del campionato di Serie C Gold maschile. Rimessa per Moricca, si fa vedere Caiola, la palla adesso è per lui. 12 secondi a conclusione dell'azione, Di Marco ruba l'ultimo tocco e Di Marco, ultimo tocco è di un giocatore bianco-verde, non so se Di Marco o Vucenovic. Rimessa in zona offensiva per Gela con 9 secondi a cronometro, ne mancano 32 alla fine del match. Vediamo come la giocherà Gela questa rimessa, grande pressione da parte del Green che adesso chiaramente difende a uomo su ogni pallone. Gasper e Caio la prova con la tripla, va a corto il rimbalzo di Di Marco che prova adesso ad andare, c'è campo da attaccare, Buterlevicius aspetta, cerca un fallo, Gela lo commette, sì, vuole interrompere il cronometro e Daniele Tinto spende il suo quinto fallo, finisce la gara di Daniele Tinto fuori per 5 falli, il migliore forse di Gela soprattutto nel terzo quarto. Nove, liberi fondamentali per Simas Buterlevicius. Mette il primo e questo dà più di un possesso di vantaggio al Green, importante. Due su due, 18 punti per Buterlevicius, con due possessi di distanza fra le due squadre, 9-4-8-9, fallo, può spenderlo ancora Di Marco. È l'ultimo bonus esaurito per il Green. Rientra in campo Vucenovic al posto di Caronna. Adesso Gela dovrà andare chiaramente a una soluzione veloce da tre per tornare a contatto. Mancano 18 secondi alla fine del match, vediamo da chi si va, non c'è più Tinto, la palla arriva a Milekic che prova da casa sua, Milekic, grandissima tripla, il cronometro corre perché il Green rimette la palla in campo, fallo, 94-92, gran tripla di Marco Milekic che porta a 26 il suo bottino personale, top scorer di Gela, 94-92, adesso si va dall'altra parte dalla lunetta.
ed è tutto sulle spalle di Mattias Nicolas Di Marco. Mette il primo, 9-5-9-2, primo punto della sua gara. È il russo Mattias Di Marco, 9-6-9-2, ristabilite le distanze, 10 secondi, già la deve tirare. Milekic salta, Milekic ancora, non lo mette, signorini, rimbalzo, non arriva il fallo, arriva adesso, 4 secondi, ma è un rimbalzo fondamentale di Giacomo Signorini che può chiuderla dalla lunetta. Gli applausi meritatissimi di coach Salvatore Bernardo e i suoi, perché è stata una grande partita. Vediamo il green adesso se riuscirà a metterla in ghiaccio. Signorini mette il primo, 20 per lui. Sbaglia il secondo Vucenovic, rimbalzo, Vucenovic combatte e non riesce a metterla. Finisce qui la gara, finisce qui la gara. Vince Green Basket Palermo 97-92. Porta a casa i primi due punti del suo campionato e batte un Melfargela davvero informato da battaglia. Complimenti a entrambe le squadre. La vittoria Val Green, due squadre che sicuramente sapranno dire molto in questo campionato. Vi ribadiamo dunque il finale: dal Palacus Green Basket Palermo batte Melfargela 97-92. Un ringraziamento, un saluto da parte di Lorenzo Anfuso, grazie anche alla regia di Carlo Valenti per Fil Rouge. Prossimo appuntamento, la prima trasferta tra 7 giorni per i biancoverdi in casa dell'Orsa Basket Barcellona. Buona serata e arrivederci.